cari amici di benessere.com, in questa puntata con il dottor Paolo Paganelli, biologo nutrizionista, parliamo dei test per riconoscere le intolleranze alimentari. Quali tipi di test esistono? Quelli ufficiali sono sostanzialmente, direi, tre più importanti, no? Uno è il pre-test, che è un test cutaneo sostanzialmente, poi c'è il RAS test, che invece è un test di valutazione del movimento delle IgE, okay? Che sono appunto queste immunoglobuline che definiscono se il paziente è allergico o meno, o quantificano il livello di allergia. E poi c'è, come si diceva in qualche altra circostanza, il test di intolleranza al lattosio e il test di intolleranza al glutine. Ecco, questi sostanzialmente sono i test più comunemente utilizzati nelle strutture pubbliche e quindi riconosciute anche dalla scienza ufficiale. Per quanto riguarda invece, e qui lo dico in senso buono del termine, la scienza non ufficiale o quindi la medicina non tradizionale, ce ne sono veramente molti altri. Stiamo parlando a questo punto del Vega Test, dell'EAV, parliamo dei test kinesiologici, parliamo del test del capello, sul quale magari avrei qualche cosa da ridire, ma comunque è valido entro certi limiti. Parlo del CitoTest, che è un test ematico, parlo dei test da IgG e IgG4 specifiche, insomma ce ne sono veramente davvero molti di biorisonanza. Funzionano in modi diversi. Io personalmente utilizzo il Vegatest, per esempio. Ho usato anche l'EAV in passato, ma preferisco in questo caso utilizzare il Vegatest perché mi fa non solo un test di intolleranza alimentare, ma una serie di valutazioni anche su altre realtà biologiche. Però è chiaro che non vanno confusi questi test, non sono test riconosciuti ufficialmente, almeno nel nostro paese, come test validi per definire un'intolleranza o un'allergia. Però possono dare un'indicazione. Certo che possono dare un'indicazione, infatti io li uso proprio per questo motivo, perché ci permettono di valutare l'aspetto funzionale di un organo, di un apparato, di un sistema d'organi, quindi evidentemente anche valutare funzionalmente se l'organismo, funzionalmente, che non significa clinicamente, ok, se l'organismo, entrando in contatto con certe sostanze, evidentemente dà origine a dei disequilibri funzionali. Io sono un biologo, quindi è chiaro che ho una visione biologica, non clinica, rispetto al problema. La medicina è fondamentalmente epifenomenica, cioè vede il fenomeno, l'epifenomeno per la verità, e lo dico in senso buono, tende a non vedere il resto dell'iceberg, quindi tende a vedere sostanzialmente la punta dell'iceberg, e quindi si va ad intervenire su quello che è sostanzialmente la punta dell'iceberg. Con test di tipo diversi, di biorisonanza, con test, come dire, come il Vega, come l'EAV, insomma, come con altri test di varie origini, di varia natura, si riesce a valutare lo stato funzionale, quindi l'efficienza dell'organo e non solo l'efficacia, che determina poi l'efficacia, la patologia, se vogliamo, nel momento in cui l'organo non è più efficace nella sua funzione. Non vanno mai presi, come dire, come oro colato, o quindi come elementi assoluti, no? Io tendo sempre a valutare questa cosa e poi ragionando anche attraverso poi l'impostazione di una dieta, evidentemente, che è una dieta a rotazione, ad eliminazione, e anche di buon senso, diciamocelo molto francamente. È chiaro che se la situazione non dovessi riuscire in qualche modo a tenerla sotto controllo o comprenderla fino in fondo, è chiaro che mi devono per forza di cose venire aiuto anche altri test, magari più tradizionali, più convenzionali. Io sono assolutamente convinto che bisogna fare un lavoro sinergico, non si può fare un lavoro dove tutto diventa assolutistico. È dinamico, questa è una medicina dinamica, una valutazione dinamica della realtà che ci circonda. I test per le intolleranze possono dare un'indicazione di un alimento che sarebbe bene poi eliminare? Sì, assolutamente sì, perché ci definisce il sovraccarico funzionale, diciamo, no, dell'organismo nei confronti di quell'alimento. L'intolleranza alimentare, veda, è un'alterazione della funzione enzimatica, okay? Quindi una sostanza viene introdotta nell'organismo, non viene completamente riconosciuta, non viene quindi completamente degradata. Ma come si diceva in qualche altra circostanza, non muovendo le IgE non è una vera e propria allergia. Allora,
rimettere in equilibrio il sistema, quindi non soltanto l'alimentazione, ma il sistema d'organo, gli organi, gli apparati, quindi la funzione gastrica, la funzione intestinale, andare a cercare eventualmente la presenza o meno di una disbiosi, di un dismicrobismo intestinale, chiedendo proprio al paziente di raccontarci la sua storia dal punto di vista della sua anche realtà quotidiana, ci può aiutare come nutrizionisti evidentemente a orientarci in un senso piuttosto che nell'altro. Di conseguenza l'eliminazione per default di alcune sostanze che comunemente mangiamo diventa sicuramente un elemento in più per poter approcciare ad una dieta corretta. Grazie, Benissimo, grazie a dottor anche a voi, Pagani. grazie mille. Grazie a voi cari amici di benessere.com per averci seguito. Arrivederci alla prossima puntata.